La splendida piazza dell'orologio di Clusone fa da scenario a questo Criterium 648 che fa riferimento all'altitudine di Clusone che ospita questa manifestazione voluta dalla scuola ciclismo Cene. Dopo il successo dello scorso anno con la gara Juniores, quest'anno la manifestazione raddoppia, viene proposta nella mattinata di domenica 12 agosto anche una gara allievi e qui vedete proprio i ragazzi della società di casa, la scuola ciclismo Cene, prima della partenza. Questo invece è un ragazzo giapponese che da diverse settimane partecipa a gare in provincia di Bergamo, Kanato Moro è il suo nome, è proprio ospite della scuola ciclismo Cene, ma sono davvero numerose le formazioni, le migliori bergamasche, ma anche una folta rappresentanza di formazioni extra provinciali che hanno aderito a questa manifestazione voluta appunto dalla scuola ciclismo Cene. Avete visto prima inquadrati i ragazzi del Team Giorgi, della Romanese, questi invece sono proprio i russi della Locospink, partecipano in tre e tutti e tre questi ragazzi, poi vedremo, sapranno essere protagonisti di questa competizione. Questa era la Trevigliese, questo è il Velo Club Sarnico, vedete che passano tutti i ragazzi al foglio firma e alla presentazione squadre. Quello che avete visto inquadrato e lo vedete ancora è proprio il campione regionale lombardo Andrea Piras dell'Asco Cavenago con i compagni squadra. Da percorrere ci sono 73 km e 200 metri disegnati in due differenti circuiti che i ragazzi andranno poi ad affrontare. Qui siamo proprio nelle fasi preliminari prima di affrontare appunto la corsa. Avete visto Maffeis che dà i consigli ai corridori e questo è proprio la partenza con un primo tratto di trasferimento sul pavé e nel centro storico di Clusone prima del via ufficiale che viene dato invece in via Vittorio Veneto, ovviamente sempre a Clusone. Dicevamo, da percorrere un primo circuito, tre giri di questo circuito da 10 km e 700 metri che interessa gli abitati di Clusone, Rovetta, le località di San Lorenzo, Fiorine, ancora Clusone con passaggio da Piazza Baradello e ovviamente sempre il passaggio sotto il traguardo in Piazza dell'Orologio dove fin dalle prime ore del mattino c'è stato un folto pubblico. Questa è la prima azione degna di nota della giornata, la promuove Daniele Anselmi della Scocca Venago, con lui ci sono anche Luca Donini della Scuola Ciclismo Cene, Fabio Florian del Team Giorgi, Daniel Polato dell'Aspiratori Otelli, un quartetto che prova a prendere vantaggio ma per loro non ci sarà molta libertà. Anche Manenti e Minoia alle spalle cercano di rientrare ma il gruppo torna compatto alla fine del terzo giro con l'azione, vedete che si esaurisce e sono proprio i russi in maglia azzurra, i ragazzi della Locospink, ad alzare il ritmo e a tenere sotto controllo la corsa, ben intenzionati a ben figurare in questa competizione. Dopo qualche goccia di pioggia della mattina è poi uscito il sole, come vedete dalle immagini, e la temperatura si è anche riscaldata. Stiamo nel frattempo risalendo il gruppo verso la testa del gruppo, ma davanti è successo qualcosa. Questo è un gruppo che insegue questi 4-5 uomini che si sono avvantaggiati. Si tratta del numero 38, vedete qui l'ultimo, Giorgio Cometti. Più avanti c'è Federico Luciano della Cene. Poi ci sono il campione lombardo Andrea Piras, Josué Epis della Otelli e il russo, eccolo qui inquadrato, che ha allungato il numero 12 Vlacheslav Ivanov che nel tratto in discesa che state vedendo prova l'allungo solitario. Ha deciso la sua azione, prova l'azione a sorpresa, d'altronde questi russi avevano fatto intendere fin dalle prime battute di gara di voler ben figurare e provare a portare a casa magari anche il successo, ma si rende conto Ivanov di non poter andare lontano, ne approfitta per dissetarsi, si rialza, vedete, e aspetta i corridori che stanno per arrivare alle sue spalle. Il numero 12 Vlacheslav Ivanov che attende appunto gli altri corridori
che lo stavano inseguendo. E siamo però in questo, vedete, sono Cometti e Federico Luciano, sono rimasti leggermente attardati in questo tratto di discesa e provano a rientrare sulla testa della corsa. Si ricompone questo gruppo di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corridori. La superiorità numerica, come vedete, è quella delle maglie azzurre della Lokospink. Sono in tre. Si tratta di Ivanov Vlancheslav, che l'abbiamo già visto all'attacco prima, Vlas Shakin e Ilya Shkegolkov. Con loro ci sono Andrea Piras della Cavenago, Giorgio Cometti del Giorgi, che avete visto proprio in questo momento che si sta anche alimentando, Federico Luciano della Cene e Josué Epis della Aspiratori Otelli. Questi i sette uomini che compongono questo gruppetto al comando della corsa. Sempre i russi, vedete, che cercano di prendere l'iniziativa, un gruppetto sicuramente ben assortito con uomini, ragazzi di valore, e sicuramente questa è l'azione che può decidere la corsa. Di buona lena continuano anche in doppia fila la loro azione e guadagnano via via con il passare dei chilometri sempre un maggiore margine di vantaggio nei confronti degli inseguitori. Inseguitori che dopo varie fasi di assestamento, alle spalle appunto di questi sette uomini al comando si è formato un drappello di 20 corridori. Li vedete proprio in questo momento sfilare in questo nuovo tratto in discesa. Avete riconosciuto le maglie della Velo Club Sarnico, dell'Aspiratori Otelli, del Team Giorgi, della Pagnoncelli, c'era anche la maglia bianco-azzurra ma bianco-blu del pedale brembillese con Davide Invernizzi, che fanno tutti parte di questo gruppo di inseguitori. Quello che vedete invece in questo momento all'attacco è Manuel Tebaldi del Team Giorgi, che è proprio uscito da questo gruppetto di 20 corridori che inseguiva i battistrada e sta provando a ritornare sui sette uomini al comando. Manuel Tebaldi, atleta che abbiamo visto spesso andare all'attacco, in questo momento cerca di rientrare e guardate, da queste immagini per un attimo sembra anche poter riuscire ad agganciare proprio il compagno Cometti, che è l'ultimo del gruppetto di testa. Questo invece è il gruppetto ancora degli inseguitori, a metà via c'è proprio Manuel Tebaldi, ma in realtà poi vedete Manuel Tebaldi non riesce a tenere le ruote dei battistrada, nonostante gli incitamenti del pubblico e dello staff del Team Giorgi. Restano i sette al comando. Ricordiamo, si tratta dei russi Ivanov, Shikin e Shegolkov, con poi ci sono il campione lombardo Piras della Cavenago, Epis dell'Aspiratori Otelli, Luciano della Cene, Cometti del Team Giorgi. E qui il primo attacco vero provato da un corridore che vedremo poi sarà grande protagonista. Si tratta di Vlas Shikin, sempre atleta russo della Lokospink, che nel tratto cittadino di Clusone prova l'allungo proprio appena prima del suono della campana. Qui il passaggio da Piazza dell'Orologio, sempre suggestivo, sempre particolare, con il russo che ha un leggero margine di vantaggio nei confronti degli inseguitori, margine di vantaggio che poi va via via aumentando in questo tratto di pavé di passaggio sempre dal centro storico di Clusone. Piras, il campione lombardo, che non si arrende e porta dietro tutti gli altri componenti del gruppetto di testa, che torna compatto in questo momento. Siamo nel corso dell'ultimo giro, vedete di nuovo il gruppetto il compatto, ma sono rimasti in sei. Ha perso le ruote dei migliori proprio il padrone di casa Federico Luciano, ex biker che da qualche stagione si è cimentato anche nelle prove su strada, passaggio poi tra gli juniores con la scuola ciclismo Cene, faceva parte di questo gruppetto, in questo momento non è riuscito a mantenere il ritmo di questi battistrada. Restano quindi in sei a condurre la corsa i tre russi Piras, Epis e Cometti, ma qui vedete il nuovo attacco è sempre lui, Vlas Shikin, atleta della Lokospink, ci riprova in questo tratto di pavé che conduce verso il GPM di Fino del Monte. Ultimo giro, mancano ormai pochissimi chilometri di questo di questa corsa. Il circuito a lungo raggio che prevedeva proprio la scalata a Fino del Monte misurava 21 km e 100 metri con passaggi appunto da Rovetta, Fino del Monte, poi il passaggio da Onore Songavazzo.
Cerete alto, Cerete basso, con poi il ritorno a Clusone. Vedete, l'impegno di questo corridore russo davvero è tanto. Alle sue spalle sempre Piras a condurre l'inseguimento di questo uomo al comando. Ci copre le spalle il suo compagno di squadra, poi ci sono sempre Cometti e Epis. Qui siamo già nel tratto in discesa verso poi la svolta per Onore e Songa Gavazzo, con sempre Piras in prima posizione, poi i due russi, Josué Epis tra loro, e in ultima ruota cerca di risparmiare forse qualche energia Giorgio Cometti. E qui con le immagini, con il cambio ruote Scott sempre pronto dietro da prestare eventuale assistenza, con il numero 14, lo vedete, è Vlas Shikin, questo atleta russo. Poderosa la sua pedalata, decisa la sua azione, grande grinta in questi ultimi chilometri del Criterium 648. Manifestazione, ricordo, organizzata dalla scuola ciclismo Cene in collaborazione con gli amici di Clusone e la Cicli Pellegrini, che tra l'altro festeggia proprio il centenario di attività. Vedete Shekin che prova anche la posizione del cronoman in questo tratto di pianura per provare a mettere ancora più secondi di vantaggio nei confronti dei diretti inseguitori, e sono diventati un minuto e mezzo il vantaggio di Shakin, Vlas Shakin, che ormai è lanciato verso il successo. Vlas Shakin, vedete proprio il passaggio dentro il centro di Clusone, siamo alle fasi conclusive, arrivo piazza dell'orologio, la gente inizia ad applaudire, ad rendere il giusto tributo a questo atleta russo, Vlas Shakin, che vince questo Criterium 648. In seconda posizione arriva il compagno Vyacheslav Ivanov, sempre della Locospin, con un distacco di 1 minuto e 6 secondi. Terzo, primo degli italiani, Josué Epis dell'Aspiratori Hotelli a 1 minuto e 16. Completa la festa russa Ilya Shchegolkov, con 1 minuto e 26 di ritardo chiude in quarta posizione. Poi quinto è Giorgio Cometti del Team Giorgi a 1 minuto e 35. Sesto Andrea Piras della Scocca Venago a 1 minuto e 47, lui è il campione lombardo, l'avevamo visto molto attivo. Settimo posto, bravissimo, per rimonta per Lorenzo Facchi del Velo Club Sarnico a 2 minuti e 12. Ed eccolo qui poi Federico Luciano, padrone di casa della scuola ciclismo Cene, ottavo a 3 minuti e 05, un altro atleta del Velo Club Sarnico è Lino Colosio, nono a 3 minuti e 36, e poi la volata per il decimo posto, decima posizione, vinta da Massimiliano Pini, valtellinese della ciclistica trevigliese, che taglia il traguardo davanti ad Invernizzi con addirittura 4 minuti di ritardo dal vincitore. Eccolo qui, ricordo, Vlas Shikin. Sentiamo le sue parole dopo questo straordinario trionfo qui a Clusone nel Criterium 648. La squadra ha lavorato molto bene, i miei compagni sono dei bravi ragazzi, insieme abbiamo lavorato per provare a portare a casa la vittoria, ci abbiamo provato, abbiamo cercato il momento giusto, prima attaccato Ivanov ma non è andata bene, poi ci ho provato una prima volta, io mi hanno ripreso e allora poi ho colto il momento giusto per piazzare l'attacco decisivo, sono andato via e non mi hanno più ripreso, e poi anche i miei compagni sono stati bravi a cogliere degli ottimi piazzamenti con il secondo posto ed il quarto. Josué Epis, Aspiratori Hotelli, terzo classificato a Clusone, una gara molto impegnativa con avversari fortissimi, questi russi sono andati davvero molto forti, immagino sei comunque contento di questo piazzamento. Sì, sono contento perché il livello non era da sottovalutare, era molto alto, un po' di amaro in bocca resta perché è comunque un terzo posto, però sono contento lo stesso. È una stagione molto positiva la tua, per il proseguo dell'annata quali sono i tuoi obiettivi? Per il proseguo dell'annata stiamo preparando il finale di stagione con le corse più importanti di settembre, e speriamo di finire in bellezza. Criterium 648, una intera giornata di ciclismo a Clusone, si parte con la categoria allievi, la gara quella dal mattino con Alessandro Pellegrini, che è uno dei promotori proprio di questa manifestazione, si celebravano tra l'altro anche il centenario.
Esatto, io sono stato molto onorato perché gli amici con cui abbiamo organizzato questa gara mi hanno chiesto se volevo fare da sponsor per la categoria allievi, e direi che per il centenario della mia attività, visto che ha iniziato mio nonno, mio papà e adesso ci sono io, devo dire che è stata veramente un'ottima idea, grazie a tutti. E come abbiamo visto dalle immagini, una gara molto bella, anche con un tocco di internazionalità con la vittoria di questo atleta russo. Esatto, direi un'ottima gara, l'altopiano dà sempre delle ricche soddisfazioni e soprattutto anche per questi atleti provenienti dalla Russia che ci hanno dato anche lì ottimi risultati, è stato veramente bello, grazie a tutti. Beppe Maffeis, figura storica della Scuola Ciclismo Cene, la società organizzatrice di questa bella giornata, di questa bella manifestazione, Criterium 648. Abbiamo visto una bella gara degli allievi, da un alto profilo anche tecnico, e poi nel pomeriggio gli juniores sicuramente sarà un'altra bella gara. Ci speriamo qualcosa per oggi con gli juniores. Comunque stamattina è stata una bella gara. Ringrazio tutto il team di Clusone che ci ha dato una mano, in particolare i ragazzi, ce n'erano tutti vivi, e speriamo che oggi facciamo un buon risultato nella nostra, quella da juniores, ecco. Di gare durante l'anno ne vediamo davvero tante, ma possiamo dire che questo arrivo è davvero una cosa di speciale. È un posto particolare, anche l'anno scorso ci hanno fatto tutti i complimenti tutte le squadre che sono venute. È un posto magnifico per arrivare nelle gare. Davvero un grande spettacolo, le immagini degli allievi le abbiamo già viste e poi vi proporremo anche il video della gara degli juniores del pomeriggio.